edizione di Stadio News di studio Marco Cullà. Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista del prossimo impegno di campionato che sarà domenica al Barbera contro il Novara. Ha fatto bene la vittoria sul Genoa e i rossonero sono adesso ritrovati. Lo staff medico dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori acciaccati come Hernandez e Zavi, che potrebbero quindi essere pronti per la sfida contro i piemontesi. Maurizio Piniglia può lasciare il Palermo a breve, quindi entro la fine del mercato di gennaio. Secondo le ultime di Radio Mercato, il bomber cileno è davvero in uscita. Il Cagliari si è fatto avanti per il numero 51 rosanero, ma attualmente la soluzione più probabile sembra una cessione all'estero e non in Italia. Cagliari che comunque resta alla finestra. Il presidente Zampanin ha commentato i risultati del Palermo al termine del girone d'andata. Speravo di chiudere con almeno 4-5 punti in più, ha detto Zampanin, ma ci sono state delle situazioni che non lo hanno permesso. È come una sconfitta chiudere solamente a 24 punti. Nella partita contro il Genoa volevo vedere se il Palermo tornasse ad essere squadra, come puntualmente è avvenuto. Questo per noi deve essere un campionato di transizione, ha concluso. Parla anche il vicepresidente rosanero Guglielmo Micichia ai microfoni di Sotorezza su Stadio News 24. La classifica rispecchia il campionato che stiamo facendo, altalenante in trasferta e molto positivo in casa. Non lotteremo per retrocedere, è una rossa costituita da giocatori di qualità. È giusto però tenere i piedi per terra, senza esaltarci quando vinciamo, abbatterci quando perdiamo. Queste illazioni vengono soprattutto dopo l'esperienza della Sampdoria dell'anno scorso, che è precipitata dopo un girone d'andata disastroso. Francesco Benussi è un giocatore del Torino. Il portiere veneziano è stato infatti ceduto al Torino con la formula del prestito secco. Verso Torino anche un altro giocatore del Palermo, che è Edgar Alvarez, che ha già accettato la destinazione granata e che potrebbe partire già questa settimana. Altro giovane per il Palermo, la società rosanero infatti avrebbe ingaggiato il giovane difensore paraguayano David Aquino, classe 94, difensore centrale. Il calciatore era già in prova da diversi giorni con il rosa. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.